Cartoonmix 2011 abbiamo la presentazione di un'importante iniziativa legata al quotidiano Il Manifesto e ne parliamo con Vauro, il grande disegnatore satirico nonché fumettista, e Andrea Voglino, che è il curatore dell'iniziativa e che ci illustra i dettagli di questa... Sì, allora l'idea di portare i fumetti sul Manifesto in realtà l'ha avuta molto prima di noi Vauro, appunto. La sua era satira ed è satira graffiante, cattiva quando occorre e soprattutto capace di scatenare risate liberatorie, un bellissimo precedente che ha convinto il direttore editoriale Gabriele Polo a portare avanti altre matite oltre a quella di Vauro, magari non forti, non conosciute, non così virulente come quella di Vauro, ma capaci di narrare per immagini e di raccontare Il Manifesto per immagini. Qualche timido tentativo c'è stato nel corso degli scorsi anni. Per festeggiare i 40 anni del Manifesto c'è stata l'idea di andare a costruire un libro, un volume celebrativo, ma non sonnacchioso, insomma, non una celebrazione che russa, appunto, ma una celebrazione che non russa, affidata ad alcuni fra i giovani autori italiani, molti dei quali già molto conosciuti per quello che hanno fatto nel fumetto popolare. Quindi parlo di sceneggiatori come Diego Caielli o Tito Faraci o Roberto Recchioni, che qui però parteciperà come autore unico, come sceneggiatore e disegnatore, ma anche altri, Luca Enoch, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali. È un bel cast, chi vuole scoprirlo non ha che da guardare sull'Alias di oggi, sul supplemento settimanale del Manifesto di oggi, e scopre tutti i dettagli con un fumetto inedito. Chiediamo come vive l'esperienza Vauro, che è una di quelli che fortunatamente contraddice quelli che vorrebbero dire che la satira è morta. Non è così. Posso, si vede la grattata o sono a mezzo busto? Sono ben contento. La faccio dalla tasca, così è, va bene anche quando non è in fascia protetta. No, la satira è morta, ci mancherebbe altro. Finché c'è voglia di prendere per il culo, la satira è viva. Io, nonostante la mia età, appunto, questa voglia di prendere per il culo mi è sempre rimasta. L'ho esercitata molto e continuo ad esercitarla, appunto, anche dalle pagine del Manifesto, principalmente dalle pagine del Manifesto. E siccome questo non è un paese per giovani, si sa, perché i giovani sono senza contratto, i giovani sono sono precari, i giovani sono senza diritti, la scuola viene smantellata e la classe politica ed imprenditoriale di questo paese è di vecchi, basti pensare al Presidente del Consiglio senza il cerone, ecco, insomma, si capirebbe la patetica figura di vecchietto rintronato che è, e io mi riconosco più nel vecchietto rintronato che quello con il cerone. La differenza fra me e il Presidente del Consiglio è che lui non ha nessuna intenzione di dimettersi, ma neanche di farsi un po' da parte. Io invece sarei molto felice, anzi sono molto felice, di spostare un po' la matita, di andare via, no, perché ormai, sai, per me è come Villarzilla Il Manifesto, no, lì sono e lì resto. Però di spostarmi e di fare posto ne sono felicissimo, perché finché ci sono giovani che scelgono il segno, il disegno, il racconto disegnato per raccontare, appunto sembra una tautologia ma non lo è, vuol dire che questo paese non è del tutto anestetizzato, anzi che sta sviluppando forti anticorpi contro l'anestesia. Bene, allora viva la satira, bene, ma questo progetto culturale, anche per chi vorrebbe togliere il turale dalla parola e lasciare soltanto il cool. Purtroppo questa è quella proposta che abbiamo oggi in Italia. C'è qualcos'altro dobbiamo dire? Forse qualcosa riguardo l'abbinamento, la cooperazione? Ringrazio moltissimo sia Vauro che Il Manifesto per aver dato a tutti questi autori che vedrete all'opera su questo speciale a fine anno, per aver dato questa grande chance, perché una cosa che secondo me non verrà mai fuori abbastanza e che questo è l'unico giornale che abbiamo in Italia che è davvero un giornale aperto,
questa è una cosa che nessuno dice mai. In altri giornali, in altri contesti di giornali quotidiani non ci sarebbe mai stata questa possibilità. Io sono orgoglioso di far parte della famiglia del Manifesto e sono orgoglioso di avere vicino Vauro e di avere vicino il Manifesto e di poter essere qua. L'iniziativa mi sembra interessante anche per il discorso, ti chiedo l'ultima battuta, del fatto che è fatta in cooperazione con una casa editrice espressamente di fumetto. Esatto, Bedè. Si dice di evasione, ma in realtà non è così. È la prima volta che prova un abbinamento, un esperimento di questo genere, giusto? Sì, è un esperimento da questo punto di vista che nasce da una specie di affinità elettiva, nel senso che molti degli autori che militano, si può usare questa parola, non fa ancora brutto, che militano in Bedè e che comunque sono un po' dei gemelli astrali di quelli che scrivono e disegnano sul Manifesto. Quindi è stata una comunione di intenti nata in maniera molto 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 normale, molto molto così. Spontaneamente. Io ho ricevuto una mail dopo l'uscita della Conquista da Marco Schiavone che diceva: ma voi non pensate di fare un volume di queste cose? Ed è ovvio che quando si è pensato di fare una edizione, un volume a fumetti, la scelta è caduta quasi naturalmente su Bedè. Assolutamente. Benissimo, grazie ad Andrea Voglino, grazie a Lauro, e in bocca al lupo per questa interessante iniziativa. Grazie.